Buongiorno. Il Salone del Libro di Torino si è inaugurato da un paio d'ore. In diretta dai padiglioni del Lingotto, la stampa.it inaugura una serie di video chat con alcuni degli ospiti più prestigiosi della rassegna. Inauguriamo il nostro palinsesto con Massimo Cacciari, volto così noto da non necessitare di presentazione, lo conoscete tutti, è stato sindaco di Venezia, insegna alla Facoltà di Filosofia dell'Università Milanese San Raffaele, è un intellettuale di sinistra, se mi passa l'espressione, per il suo impegno, non me la passa, già il professore Severissimo mi sgriderà per tutta questa video chat, io già lo so. Dunque, Massimo Cacciari è a Torino al Salone del Libro per presentare questo libro pubblicato dal Mulino. Il titolo è Io sono il Signore Dio tuo, è il primo di una collana di 11 volumi dedicati ai comandamenti. Innanzitutto, prima di rispondere alle domande dei lettori, mi piacerebbe che ci spiegasse un pochino il significato di questa collana e di questo primo volume. Ogni volume è concepito da due punti di vista. Sono 11 volumi perché abbiamo messo tra i comandamenti anche quello evangelico di amare il proprio prossimo. E ogni volume è stato scritto da due persone, due saggi per ogni volume. Ogni volume è un volume per ogni comandamento, da due persone che rappresentano tendenze diverse, filosofiche, teologiche, credenti, non credenti, anche diverse teologie, perché abbiamo dei rappresentanti del mondo ebraico che hanno collaborato a questa nostra iniziativa. Nulla. No, continuo a fare gesti. Nulla, il bello della diretta. Ah, ho capito. Che hanno collaborato a questa nostra iniziativa, quindi la novità, l'originalità di questa iniziativa sta nel fatto che sono per ogni comandamento noi sentiamo il punto di vista, accogliamo punti di vista diversi. E questo dovrebbe costituire un po' la curiosità e la novità della collana. Il primo volume è firmato con Piero Coda, sì, che è il presidente dell'Associazione Teologica Italiana e dunque rappresenta in questo testo un po' il punto di vista religioso, lei un po' il punto di vista laico, credo. Ma perché sì, lei firma il primo e l'ultimo? Io sono il Signore Dio tuo e poi ama il prossimo tuo. Ma in parte perché erano i precetti che più mi interessavano e sui quali avevo maggiormente lavorato anche in passato, perché il primo volume praticamente è un volume sul monoteismo, sull'idea del Dio unico. E con Coda poi abbiamo collaborato più volte, abbiamo fatto un sacco di cose insieme e quindi era interessante vedere un approccio propriamente teologico di un importantissimo teologo cattolico come Piero Coda e un approccio prettamente filosofico riguardante appunto il problema filosofico del monoteismo, il problema filosofico cioè di pensare questo ente o questa sostanza o questo bene indicibile, ineffabile a seconda delle diverse posizioni. Io cerco di illustrare tutte le diverse posizioni che si possono assumere nei confronti del problema di Dio. No, perché Dio può essere concepito in modo diversissimo anche nell'ambito del monoteismo, nello stesso ambito del monoteismo può essere concepito come una sostanza infinita che è costituita dall'insieme di tutti gli enti, quindi un ente esistente può essere definito come una sostanza invece che è separata, che è trascendente la totalità degli enti, può essere definito come un bene addirittura indicibile, ineffabile, cui il pensiero in nessun modo può giungere a concepirlo. Quindi quando si dice monoteismo non si dice in realtà niente, perché il Dio unico può essere concepito in modo assolutamente diverso. E questo è il discorso mio, mentre il discorso di Piero è un discorso che riguarda proprio la teologia cristiana e dal suo punto di vista in particolare la versione cattolica della teologia cristiana. Una lettrice, Rosa, si firma, ci scrive: complimenti per l'idea dei 10 volumi, ma che coraggio,
In questa Italia selvaggia, senza più regole tra gli uomini, pensa che ci sia spazio per avere in libreria di casa 10 volumi sulle regole di Dio? O il suo è l'ottimismo della disperazione? No, non sono disperato, anche perché riflettere sulle 10 parole, perché letteralmente il decalogo significano 10 parole, cioè non mi piace il termine comandamento, perché comandamento indica quasi un rapporto tra padrone e servo, no? Io comando a un servo, invece le parole è molto più bello, perché è il Signore che si rivolge a noi parlando, dialogando, dialogos con noi, non un padrone che ci comanda, ma un Signore, noi lo possiamo anche riconoscere come Signore, ma che ci invita ad ascoltare le sue parole. Quindi mi piace molto di più, mi sarebbe piaciuto molto di più intitolarlo Le 10 parole piuttosto che I comandamenti, ma forse nessuno capiva nulla e quindi si vendeva ancora di meno. Ma detto questo, io credo che anche da un punto di vista, anche se si è disperati sulla morale, sulla cultura di questo paese o di questo mondo, bisogna sempre riflettere che queste 10 parole o questi 10 comandamenti sono a fondamento di ogni discorso morale, di ogni discorso etico, di ogni discorso religioso e anche di ogni discorso filosofico che da 2000 anni a questa parte si va facendo. Quindi la loro importanza è così straordinaria che mi auguro che comunque questi contributi alla loro comprensione vengano letti e apprezzati. A proposito di fondamenti morali, un anonimo ci domanda, le domanda: ma abbiamo proprio bisogno dell'idea di Dio per fondare la morale? O basta la giustizia e la carità, che ci indicano le parole di un uomo chiamato Gesù? Avevo sete, ma hai dissetato, avevo fame, mi hai sfamato. In fondo il principio della giustizia dà senso alla vita senza bisogno di ricorrere all'idea di Dio. Ma questo è un grosso problema. La legge morale in noi, sì, ma come facciamo a ritenerla non relativa? Se la legge morale è soltanto cosa nostra, è soltanto una elaborazione del nostro pensiero, come facciamo a non ritenerla relativa? Come possiamo pensarla assoluta in termini assoluti? Come possiamo pensarla in termini universali? E quindi già Kant, insomma già tanta filosofia, pensa che senza l'idea di un ente sommo in cui risiede l'universalità dell'idea di giustizia sia impossibile fondare una morale che abbia quei caratteri di universalità che noi pretendiamo che la morale abbia. È un grosso problema che certamente un laico affronta in un modo, un filosofo affronta in un modo e un teologo in un altro. E ripeto, la curiosità di questa iniziativa, a mio avviso il fascino di questa iniziativa, è che su ogni comandamento questi due punti di vista cerchiamo di metterli in dialogo, in relazione. Poi in particolare in questo primo volume, lei diceva poco fa, ci sono più punti di vista che lei riporta sul monoteismo, ma come ci domanda un lettore, mi associo, qual è la sua personale invece definizione di Dio? Che cos'è Dio per lei? Chi è? Per me è un problema. Io non posso, un grande poeta contemporaneo diceva, se non penso a Dio che cosa mi resta da pensare? Il pensiero per forza deve rivolgersi all'ultimo, il pensiero non può mai ritenersi soddisfatto fin tanto che non tocca i problemi ultimi, e quindi i problemi della esistenza o meno di un principio, di un inizio. E come facciamo a non chiedercelo? Anche gli stessi fisici, anche gli stessi cosmologi continuano a chiederselo. Qual è il problema di questo Big Bang? Qual è il problema dell'inizio? Il pensiero si rivolge all'inizio, il pensiero si rivolge al principio. E questo per me è il problema di Dio. Io non sono un credente, ma questo problema come faccio ad eliminarmelo dalla testa? Se uno pensa, deve pensare fino all'ultimo, no? Se no, che pensiero è? Appunto, se non penso più a Dio, che pensiero mi rimane? Di calcolare, di misurare, di toccare, e poi come si fa? Come facciamo a non porsi la domanda dell'oltre? Come facciamo a non porsi una domanda di ciò che trascende la mera disposizione materiale, fisica, sensibile degli enti? Come è possibile evitare questo pensiero? Per me Dio, ecco, se vuole una definizione, per me Dio è semplicemente l'inevitabile.
l'inevitabile. Senta, quando non pensa a Dio e non si dedica all'inevitabile, nella sua vita si è dedicato comunque molto alla politica e molti lettori pongono delle domande a lei in questa veste. Lei ci perdonerà, so che lei è qui per presentare il suo libro, ma insomma so che anche avrà la cortesia di rispondere a quanti domandano a lei in questi altri panni delle cose, insomma. E dunque, per esempio, c'è una elettrice di sinistra disperata, che si definisce come tale, e dice, ma insomma, il mezzo governo è finito sotto processo, i sottosegretari, i ministri, non è servito, gli elettori del centrodestra hanno pervicacemente premiato. Lei ha una ricetta, chiede questa signora o questo signore per tirarci fuori dal tunnel. Ma ricetta, avrei qualche consiglio, ma è inutile, perché poi tra l'altro sono 20 anni che consiglio invano. Ce ne dica tre. Ma 3, 4, 5, ma non è quello il problema. È chiaro che per vincere in politica non bastano i problemi dell'avversario, non basta la debolezza dell'avversario. Nessuno vince soltanto perché l'avversario è debole. Berlusconi oggi, il centrodestra, sicuramente non gode di ottima salute, ma il centrosinistra ancora non ha compreso che è necessario darsi un programma che abbia una sua consistenza, che non può continuare ad evitare i problemi in materia di politica sociale, in materia di riforma delle pensioni, in materia di scuole, di università, di ricerca, non può continuare con gli slogan, mantenendo sostanzialmente la sua opposizione sempre soltanto nell'ambito della giustizia, dei conflitti di interesse contro Berlusconi, eccetera, eccetera. Primo aspetto. Secondo aspetto, che senza affrontare il problema del nord, del settentrione, dove stiamo andando a rotoli, ultimi esempi clamorosi anche qui da noi, anche qui dove siamo ora in Piemonte, senza affrontare il problema di una sua struttura organizzativa centrata sulla questione settentrionale, sul nord, non si vince nel paese se si continua a perdere dal Friuli Venezia Giulia fino a Torino. E non si potrà. Berlusconi può essere debole finché vuoi, ma continuerà a vincere, perché le persone trovano, a mio avviso giustamente, che da un punto di vista politico e di affidabilità politica il centrosinistra oggi lo è meno di Berlusconi. A proposito di Nord, un paio di lettori la interrogano su questo punto. Un signore, ad esempio, domanda: davvero lei pensa che la sinistra possa uscire dai guai in cui si dibatte tingendosi di verde, ovvero ispirandosi alla Lega? E un altro signore, se ritrovo il messaggio, parla di una sua simpatia per il federalismo. Adesso vedo se riesco a citarlo correttamente. Ma il federalismo è uno degli esempi delle grandi occasioni perdute dal centrosinistra. Se a metà degli anni 90 il centrosinistra si fosse buttato a pesce sul tema del federalismo, la rottura tra Bossi e Berlusconi sarebbe risultata assolutamente irreversibile e la storia di questo paese sarebbe cambiata. L'assenza di una cultura federalista nell'ambito del centrosinistra, nell'ambito dei DS, nell'ambito della Margherita, è stata la causa fondamentale delle sue sconfitte successive. Ma ancora adesso non vedo proposte forti su questo piano da parte, per esempio, del Partito Democratico. Tantomeno un'organizzazione del Partito Democratico in chiave federalista, quindi continueremo a perdere. Lei appartiene ancora al Partito Democratico? No, guardi, non lo so, do una mano, do consigli in vano come sto facendo ora e poi non lo so. Che destino ha secondo lei il PD? Beh, credo che continuando così sarà inevitabile che il Partito Democratico diventi sostanzialmente un partito socialdemocratico e che si formi al centro un aggregato di forze di tradizione cattolico popolare e mi auguro anche forze di centro laiche, ma dipenderà molto dall'evoluzione dei rapporti tra Fini e Berlusconi, dipenderà molto dalla leadership PD. È presto per farlo, per dirlo, ma credo che il PD, almeno così come io lo sognavo, cioè come una forza davvero nuova e non la sommatoria di antiche tradizioni, sia finito. Finito, accidenti. Quel PD che sognavo, quell'idea di PD che riuscisse davvero a non sommare vecchie tradizioni, ma a definire una sua destinazione. Questo
sulla base di idee nuove e non semplicemente della vecchia socialdemocrazia o dei vecchi popolari. Mi pare che sia ormai irreversibile un'evoluzione del PD in senso tradizionalmente socialdemocratico, con la conseguenza di una fuoriuscita delle forze di tradizione popolare in un centro i cui lineamenti non saprei oggi prevedere più di tanto. Io avevo detto 3 consigli. Glieli ho dati. Federalismo, siamo arrivati a 3. Riforma sociale, pensioni e organizzazione federalistica del partito. Senta, a proposito di politica invece, ci sono delle domande sul suo ruolo di sindaco di Venezia. Sarà una veneziana che ci scrive forse, Valentina. Pensa di aver assolto i compiti del sindaco filosofo di matrice platonica. Ma cosa c'entra? Era un sindaco platonico. Ma che sindaco platonico? Ho fatto l'amministratore, credo di averlo fatto bene, e le ultime elezioni hanno dimostrato che male non ho fatto. Male non è andata, no. Eh? Però male non è andata, no, direi di proprio di no. Però sarà, adesso mi viene una curiosità, sindaco filosofo effettivamente lei lo era. Ha fatto il sindaco e basta. Non c'era aveva uno studio pieno di libri di filosofi, no? Sì, avevo lo studio pieno di libri perché mi arrivano i libri e quindi prendo i libri. Quindi è obbligato a metterli lì. Sì. Vabbè. Quando trova il tempo di scrivere, domanda Giulia, c'è un luogo di Venezia che la ispira particolarmente? In questo periodo i libri li ho scritti durante le vacanze, ovviamente, Natale, Pasqua, estate, eccetera, per forza, perché durante il giorno, 24 ore al giorno, ho fatto il sindaco. Ma come, di notte? No, di giorno, ma durante le vacanze. E poi? No, domandava se c'è un luogo che la ispira, Giulia. A Venezia? A Venezia, ma insomma, se lei magari sta a Venezia, Milano puoi, a Venezia puoi girare con il libro in mano e leggere dove vuoi, puoi camminare leggendo, puoi camminare discutendo con un amico, quindi Venezia da questo punto di vista è il posto ideale per studiare, assolutamente ideale. Ma lei è di quelli che scrive anche sui biglietti dei bar, le vengono le idee folgoranti dove si trova? Porta sempre appresso un taccuino o ha bisogno dello Porto studio? Porto sempre appresso un taccuino, sì. E dunque in qualunque momento si mette lì e scrive? Può capitare, ma sostanzialmente quando scrivo, scrivo a casa. Perché a casa lì c'ho i libri, c'ho gli appunti, Non di notte, ho capito, insomma. No, di notte mai studiato di notte, mai fatto nulla di notte. Giustamente dorme e si riposa. Senta, c'è ancora una domanda molto veneziana, c'è una signora, c'è Federica, le domanda, nei suoi panni di docente, cioè lei è stato docente per molti anni vicino ai giovani e dunque da sindaco, come ha contribuito alla formazione dei giovani veneziani? Alla formazione? Alla formazione, professore. Il sindaco mica forma, alla formazione ci pensi quando fai il professore, l'insegnante, alla formazione. Credo di aver dato un buon esempio, se non altro di dedizione alla causa e al prossimo, lavorando come un cane, credo anche di aver favorito l'aggregazione di certe realtà giovanili, abbiamo dato vita a degli spazi, degli incubatori per giovani aziende, a degli spazi ai magazzini del sale, a Mestre dove i giovani veneziani si incontrano, fanno musica, fanno cultura, fanno mostre. Quindi penso di aver in questo senso contribuito per quanto può farlo un sindaco, perché poi sa, il problema dei giovani sono problemi di formazione, scuole, università, ricerca, che in Italia è a pezzi. Quindi questo è il problema fondamentale e sono problemi che un sindaco non può neanche sfiorare. Gli mancano totalmente risorse e poteri per farlo. Quindi qui sono i veri problemi dei giovani. Un sindaco può dare un buon esempio. E credo francamente di averlo dato dal punto di vista proprio comportamentale e poi aprire degli spazi, offrire delle opportunità e queste si sono date anche per manifestazioni d'arte giovanile nel cinema, nella pittura. Venezia c'è anche fondazioni importanti dedicate a questo scopo, per esempio la Fondazione Vivi l'Acqua alla Masa che ogni anno organizza una mostra di pittura per giovani artisti, proprio per promuovere giovani artisti. Quindi tutto ciò può fare un sindaco, ma il problema dei giovani è scuola, università, formazione, ricerca, investimenti in università, in ricerca, borse di studio, eccetera, eccetera. Questo è fondamentale. Formazione di capitale umano e in Italia non si fa niente.
si fa meno che qualunque altro paese europeo a questo proposito. Questo purtroppo da destra e da sinistra mi pare che non sia stato affrontato seriamente da nessun governo. Si continua a non vedere che questa è la priorità. L'investimento in capitale umano è la priorità. Guardi la Cina cosa sta investendo in capitale umano. Stanno aprendo grandi università. Noi stiamo continuando con la sciagurata politica della proliferazione di microsedi, che è soltanto spreco di risorse. E in Cina stanno creando poche grandi università dove l'insegnamento tutto è in inglese, tutto. Stanno investendo circa l'8-9% del PIL in Cina in formazione di capitale umano e la media europea è 4 volte inferiore, la media italiana è 8 volte inferiore. Quindi questo significa che noi ci stiamo giocando il futuro. L'Europa sta tremendamente invecchiando, non dal punto di vista dell'età media eccetera eccetera, ma proprio dal punto di vista di non capire. È un organismo vecchio che non capisce dove si deve andare, dove deve andare il nuovo. Questo sta condannando l'Europa e su questo dovrebbe il PD dire la sua, su questo dovrebbe fare le battaglie, non sui fatti di Berlusconi, sulle veline di Berlusconi e sulle grane giudiziarie di Berlusconi. Senta, non so se c'entra con quello che diceva poc'anzi, ma forse un pochino sì sugli investimenti. Perché un lettore che si firma Roby domanda: secondo lei perché in Italia si legge così poco? In altri paesi europei si legge molto molto di più. Ma sì, è una domanda che praticamente è la stessa domanda di prima. Fino a un certo punto, sa, perché poi lì bisogna vedere che cosa si legge. Nelle statistiche mettono insieme il libretto di Harmony con Giorgio Guglielmo Federico Hegel. Cioè, voglio dire, non è tanto la quantità di letture, ripeto, è essenziale. Lasciamo perdere queste cose qui, un libro più, un libro meno. L'essenziale è investire, l'investimento in risorse umane, l'investimento in scuola, università, ricerca, l'investimento per promuovere i migliori, cioè borse di studio, perché la scuola italiana, l'università italiana è di classe, assolutamente di classe, e sono le statistiche a dirlo. I laureati sono figli di laureati, esattamente come i medici figli di medici, i notai figli di notai. È una scuola, è una società di classe. La scuola italiana sta mancando il suo obiettivo fondamentale, che è quello della promozione sociale, è quello di far andare su la gente. Questa è la missione della scuola da sempre e in Italia sta fallendo. Queste sono le drammatiche questioni di questo paese, che riguardano i giovani, che non hanno futuro in questo paese e ne hanno poco anche in questa Europa. Questo è il problema. Poi di che leggono un libro in più, un libro in meno, ma chi se ne frega? Mi scusi, però non posso non chiederle, mi veniva in mente mentre lei diceva i laureati sono figli di laureati, però un pochino i professori sono figli di professori anche nelle università, ma... il meccanismo della cooptazione fa sì che alla fine la meritocrazia non sempre venga premiata. Sì, ma è per una ragione molto semplice, cioè che mancano dei meccanismi in base ai quali chi è veramente meritevole possa accedere ai livelli più alti di formazione gratuitamente. Chi è veramente meritevole, questi meccanismi che ci sono anche negli Stati Uniti, da noi mancano quasi totalmente. Questo è il punto, questo è uno degli aspetti più delicati della questione. Ma anche qui riforme radicali, si figuri se il centro-sinistra potrà mai proporre, né il centro-destra né il centro-sinistra. Però una riforma radicale sarebbe: uno, l'abolizione del valore legale del titolo di studio, cioè, prima cosa. Seconda cosa, il blocco totale di finanziamenti, lasciando che ogni università se la sfanghi richiamando la gente perché il suo corso è il migliore, perché i suoi insegnanti sono i migliori eccetera eccetera. Questa sarebbe la riforma delle riforme. Questo automaticamente farebbe chiudere tutte le pseudo facoltà, le pseudo università, i pseudo centri, concentrerebbe le risorse sui migliori, con l'obbligo che almeno il 20, il 25, il 30% degli iscritti ogni anno siano con borse di studio. Cioè ogni università potrebbe mettere le tasse che vuole, ma con l'obbligo che almeno il 20-25% degli iscritti abbiano la borsa di studio e possano accedere gratuitamente fino alla laurea, fino al dottorato e oltre ancora. Questa è la riforma delle riforme. Ma si figuri se in Italia si farà mai. Sarebbe l'insurrezione prima di tutto dei miei colleghi,
di quelli delle piccole università, di quelli che non se la sanno sfangare con le loro forze. E dopodiché di tutte le lobby sindacali, politiche, professorali di questo mondo, non si farà mai. Quello che è tragico è che questa riforma viene ostacolata a volte dagli stessi studenti, dagli stessi movimenti studenteschi all'interno dell'università. Questa è la radicalità di queste proposte di riforma. E quindi non si farà mai e continueremo così a vivacchiare, intanto che questo paese si troverà a ultima ruota del carro come sta già. Ma sa che questo paese, che aveva i livelli salariali tra i migliori d'Europa 30 anni fa, ora abbiamo livelli salariali che sono superiori in Europa soltanto, mi pare, a quelli del Portogallo e forse inferiori addirittura a quelli della Grecia dopo l'ultima, prima dell'ultima stangata. Lo so, sì. Cose da pazzi, no? Ma da cosa crede che dipenda questo? Dipende dal fatto che non abbiamo promosso capitale umano, che abbiamo un capitale umano largamente indifferenziato, largamente sottoqualificato e quindi appunto preda del datore di lavoro. Molto semplice. Professore, abbiamo ancora qualche minuto e poco fa lei diceva che non importa tanto quanto si legge, ma che cosa si legge. Che cosa si legge, certo. Meglio un buon libro che 10 porcherie, insomma. Allora, voglio dedicare gli ultimi minuti di questo incontro ancora al suo libro. Mi dica perché dovremmo leggerlo tutti quanti. Ma perché sono dei libri, non quello, ma tutta la collana. Non ha senso comprare quello, bisogna comprare tutta la collana, perché allora è una visione d'insieme di questo straordinario problema. Come fai a conoscere te stesso e conoscere e cercare di anche conoscere il tuo avvenire se ignori questa radice fondamentale? Per me è una cosa incredibile, incredibile. Come nella scuola italiana, ad esempio, non si studino quegli argomenti. È una cosa incredibile, cioè l'ignoranza, ma come si può essere, come si può avere un presente e un futuro ignorando quel così straordinariamente portante passato? Cioè l'ignoranza che c'è in Italia sulla tradizione giudaico-cristiana è assolutamente vergognosa, cioè in nessuna scuola si insegna, in nessuna università si insegna. Nella mia università siamo riusciti a mettere un insegnamento di filosofia giudaica e di filosofia islamica, anche di filosofia islamica. Siamo i soli in Italia ad avere questi insegnamenti nella facoltà di filosofia. Lei può laurearsi in filosofia in Italia ignorando chi è Gesù Cristo, ignorando chi è Gesù Cristo, cioè non sapendo cos'è la Bibbia. A me è capitato di un ultimo esame di una persona che aveva tutti 30 e 30 lode in libretto. E mi è capitato così per sfizio di chiedergli: ma scusa, ma Gesù Cristo cosa ha fatto secondo te in vita sua? E mi ha risposto: ha scritto il Vangelo. E stava laureandosi con 110 lodi in filosofia. Ma non colpa sua, nessuno gliel'ha detto. Ma com'è possibile ignorare questa tradizione? Com'è possibile non studiarla? Com'è possibile non averne una conoscenza critica, problematica? Com'è possibile? Qui ci sono anche responsabilità pazzesche da parte della Chiesa, no? Perché in base ai patti lateranensi io in una facoltà di filosofia non posso istituire una cattedra di teologia tout court, no, devo travestirla come ho fatto io, filosofia giudaica, filosofia islamica, esegesi veterotestamentari, ma non posso dire teologia sistematica, teologia, non posso. Perché le facoltà di teologia sono le facoltà pontificie. Hai capito? E nelle scuole medie l'insegnante di religione che è designato dal vescovo. No, io voglio degli insegnanti di tradizione giudaico-cristiana selezionati esattamente come quelli di storia, di filosofia, di latino, di greco, di matematica. Selezionati così, capisce? Ecco, allora, perché leggere quei libri? Perché sono indispensabili. Perché è indispensabile per una persona civile sapere che cos'è il decalogo, sapere quali sono i problemi che quei testi sollevano, saperne le differenze interne, comprenderne il senso criticamente. Per questo noi abbiamo voluto tanti collaboratori diversi, per far capire la complessità del testo, che non può essere approcciato soltanto da un punto di vista dogmatico, da un punto di vista appunto o religioso o filosofico, deve essere affrontato da tanti punti di vista, per far
risultare appunto la problematicità e la complessità e la straordinarietà di questi testi. Ma se uno non ha letto il Vangelo, che cavolo deve leggere? Sono testi che ti fanno saltare per aria. La Bibbia è il nostro grande codice, tutto viene da lì, tutto viene da lì. Cosa capisci di Dante se non hai mai letto un profeta? Cosa capisci di Dante? Capisci il linguaggio dantesco se non sai cos'è il linguaggio del profeta? Cosa ne capisci? E nelle scuole leggi la Divina Commedia e non hai letto mai un salmo e così via. Quindi è molto semplice. Temi di quel genere, testi che affrontino quei temi, sono indispensabili. Una persona civile deve avere in casa quei testi e se quei testi, come è inevitabile appena li leggi, ti appassionano, cercare di comprenderne il significato attraverso il contributo che ti possono dare degli studiosi. Quando sarà completata la collana? In un anno. Entro l'anno ci saranno tutti i volumi, 11? Sì, entro la primavera del prossimo anno. Bene. Io ringrazio il professor Cacciari e ricordo che per chi perdesse questa video chat e chi volesse vederlo di persona, il professore sarà in Sala Rossa oggi pomeriggio qui al Salone del Libro al Lingotto di Torino alle 18.30. Con Piero Coda. Insieme al coautore, naturalmente, Piero Coda. Grazie per averci seguito, potete rivedere la video chat all'infinito sul nostro sito della stampa.it e buona giornata.